il consenso che hanno conquistato per loro, intendo il Movimento 5 Stelle. Ottengono il taglio dei parlamentari e lecitamente loro festeggiano perché quella è una bandiera vera e propria del movimento, no? Certo. Cioè un provvedimento molto identitario. Dopodiché loro parlano di giornata storica. Quello che chiedo alla Murgia è se anche il paese lo vive, gli italiani la vivono come una giornata storica, cioè se quella esigenza lì esiste nel paese, se c'è ancora un sentimento così negativo nei confronti della casta da parte del paese, dei cittadini. La narrazione sui politici ladri e sui politici inetti e inefficienti non è mai cessata, quindi in realtà quello che loro chiamano giornata storica è un disastro storico, perché conferma ancora una volta che la rappresentanza politica è un costo. Cioè le persone che vedono applaudire a un provvedimento come questo dicono: ecco, abbiamo meno parlamentari e risparmiamo. Attenzione, perché il sistema più economico in assoluto è la dittatura, ne Ah paghi certo, ce n'è solo uno. uno. Non può essere un problema di denari, anche perché questa cosa forse non la si è detta abbastanza, dovrebbero dirla a fronte di questa narrazione, dovrebbe essercene un'altra di un'altra forza politica che dice: no, guardate che se approviamo questa legge il divario di rappresentanza si alza talmente tanto che diventiamo il paese che ha più persone rappresentate da meno politici. Cioè, i deputati in questo momento l'Italia è al primo posto perché per ogni deputato ci sono 150.000 abitanti. Quindi prima erano 90 e qualcosa, quindi era tanto ma non tantissimo. Non c'è nessun altro paese dove la rappresentanza è così distante. Tu ormai i deputati e i senatori li vedrai col binocolo. Cioè, chi può seguire 150.000 rappresentati? E secondo me è un vulnus della democrazia, avremmo risparmiato di più diminuendo gli emolumenti, solo che sappiamo che gli emolumenti finanziano i partiti, in realtà è un finanziamento ai partiti perché ogni deputato deposita una certa quota nelle casse del suo partito, quindi i E partiti quindi quello non lì è hanno un alcun percorso, diciamo, più interesse a diminuire complicato, quella per cui è quota perché, arrivato questo risultato qui, che lei esatto. dice è un vulnus. Le persone ascoltano e dicono: vabbè, stiamo risparmiando e quindi li abbiamo trattati come un costo, abbiamo ridotto il E costo. quindi funziona sulle persone, questo dico, è un messaggio Funziona che sul arriva. lato economico, sul lato pratico non è affatto detto che quelli che rimarranno saranno i migliori. Anzi, penso che per le donne sarà ancora più difficile perché la ferocia per guadagnare un posto in Parlamento sarà molto superiore. Se oggi dovevamo saltare due, domani dobbiamo saltare 10. Allora